Allora, io sono convinto che lo stato d'animo... Colleghi, facciamo fare l'intervento al Presidente Alfonso. Grazie. Io sono convinto che lo stato d'animo di chi ha parlato sia uno stato d'animo idoneo ad affrontare la complessità di questa questione. Nel senso che non ho dubbio che i colleghi del centrodestra, presenti o assenti nella totalità, i colleghi dell'opposizione non durevole, allo stesso modo abbiano un atteggiamento che secondo me è di oggettiva onestà intellettuale. Comincio con rispondere mettendo in evidenza che nella giornata di ieri per un giorno solo ho rubato il mestiere a Pettinari poiché sono stato in procura della Repubblica, per un giorno solo. Non sono ancora convinto che possano esistere delle alternative quando ci sono fatti gravi. Io ieri sono stato in procura a realizzare un pezzo della mia collaborazione istituzionale. Se avessi avuto modo non avrei fatto mancare la mia presenza al Consiglio Comunale di Pescara, vista anche l'importanza che lei ha attribuito allo speciale personaggio. Però ci tenevo di più ad essere presente oggi per il fatto che l'argomento che è all'ordine del giorno è oggettivamente un argomento fondamentale, poiché riguarda la connettività dell'Abruzzo e riguarda anche un pezzo di Europa che all'Abruzzo sta molto a cuore. Noi siamo convinti che la saga valga non perché produce appalti di global service che riguardino le luminarie, le pulizie o i lavori. Siamo convinti che la saga valga perché se non ci fosse la saga non sarebbe possibile agli aerei atterrare. La saga si chiama Società di Gestione degli Spazi Aeroportuali. È in ragione di questo che abbiamo interesse a mantenere in vita la saga. E con la saga vogliamo mantenere in vita quella che si chiama l'infrastruttura aeroportuale, che è più grande del sedime di atterraggio, è più grande. Poi vi spiego perché. C'è addirittura una norma europea che precisa cosa è l'infrastruttura aeroportuale, cosa è il sedime aeroportuale e cosa sono gli spazi commerciali aeroportuali. Vedete, io vorrei che ognuno di voi tenesse lontano dal proprio stato d'animo il fatto di adempiere ad un obbligo di presenza oppositoria. A volte ho la sensazione che in qualche momento del vostro contributo ci sia nella mente il sequestro del ruolo dell'opposizione, per cui alcune cose le dico a prescindere. Ho sentito dire, per esempio, che quando i numeri non vanno bene la colpa a prescindere è della cattiva gestione del governo regionale. La ragione per cui i numeri di saga si presentano insufficienti, lo dico ai commercialisti, lo dico ai ragionieri, lo dico ai denuncisti, lo dico a tutti quelli che sono presenti, i numeri di saga presentano insufficienze al pari del 51% degli aeroporti europei. In Europa noi abbiamo qualcosa come 460 aeroporti. Il 51% non presenta numeri di sanezza di bilancio. E la ragione è talmente vera che la norma europea ha cristallizzato questa situazione. La norma alla quale voi fate riferimento senza richiamarla, perché se si leggono solo gli esposti, l'esposto è una fotografia, prende in sé una parte ma non il tutto. Hegel diceva che la verità è nel tutto, non nella parte. C'è una norma che voi avete tenuto da conto ma che non l'avete letta con attenzione ed è la comunicazione della Commissione 2014/C99/03 che disciplina la vita delle infrastrutture aeroportuali e in un preciso comma di questa norma si dispone che laddove risultasse insufficiente l'attuale patrimonio normativo europeo la Commissione rivedrà la norma per mantenere in vita le infrastrutture aeroportuali che non superano i 700.000 passeggeri.
Guardate, io non voglio scomodare adesso tutti i suggerimenti che ricevo dai parlamentari nazionali ed europei che stiracchio tutti i giorni affinché aiutino l'Abruzzo. Non ho mai chiesto a un parlamentare europeo, per esempio, di fare un'interrogazione parlamentare da depositare in procura, mai, e non lo farò mai. Io invece chiedo ai parlamentari europei affinché aiutino l'economia della nostra regione. In questa comunicazione della Commissione si precisa che la soglia di salvaguardia degli aeroporti sono 700.000 passeggeri. Parla degli aeroporti regionali, che non sono quelli di natura regionale italiana, di Paolo Costanzi, Paola Di Salvatore e tutti gli altri. L'aeroporto regionale in Europa è l'aeroporto dello spazio europeo che copre una regione d'Europa, che è più grande dei confini anche di un paese e che genera voli nazionali che non sono i voli della nazione di Cavour, sono i voli della nazione europea. Bene, la soglia di sostenibilità sono 700.000 passeggeri, dice la comunicazione della Commissione. Dopo 4 anni, se i numeri gestionali degli aeroporti regionali non vanno bene, rivedremo le norme noi, si direbbe in Vaticano, con motu proprio. Se ci fossero parlamentari europei che fanno il loro lavoro per intero tutti i giorni, lo potrebbero anche rivedere prima, e io mi impegno per questo, andando a Bruxelles senza oneri, poiché pagato dall'Unione Europea, farò in modo che l'Europa acceleri la revisione delle norme. Quali norme? Quelle che per esempio limitano il sostegno finanziario ad una certa soglia. Qual è la soglia? Il 75% dell'indebitamento. Io sono convinto che questo voi lo sapevate, però io lo voglio ridire. Per le mura, queste mura hanno dei quadri magici, per chi si comporta male sono capaci di produrre anche la scomparsa politica. Questi manifesti, questi quadri, queste immagini hanno determinato più di una volta la scomparsa politica di chi si metteva a portare poco onore. Bene, io voglio parlare anche a queste mura. E la norma, non Camillo D'Alessandro o Nicola Mattoscio o il comandante Isidoro, la norma precisa che c'è una insufficienza da sottoporre a verifica, ad adeguamento, ad appropriatezza. E si afferma che fino al 75%, ad oggi, avendo fatto il mio test, che non è il maschile di un gatto, naturalmente, noi abbiamo determinato la sostenibilità di un sostegno fino al 75% dell'indebitamento. Che cos'è che allora resta da fare? Dobbiamo tenere da conto che l'Europa, come spazio aereo unico, si trova ad avere i voli low cost e i voli commerciali. L'Europa non giudica bene i voli low cost. Perché non li giudica bene? Lo dico ai colleghi del centrodestra che hanno approfondito di più. Perché li giudica male i voli low cost? Perché sono rivelatori di che? Di una mitigazione dello spazio della concorrenza. Perché è labile il confine tra il sostegno all'infrastruttura e il vizio al mercato, al libero mercato. Allora dice l'Europa, io devo arrivare a generare in ogni aeroporto regionale una consistenza di utenza che sia autosufficiente, cioè 1 milione di passeggeri. E il piano industriale del professor Mattoscio, amministratore gratuito, che non ha mai presentato una fattura, una ricevuta, una nota spese per 999 euro ogni volta che va a Roma, mai lo ha fatto, e per me è un elemento di merito, non perché lui è ricco, ma perché quando uno ha già altro in ragione di altri incarichi fa bene ad autolimitarsi, e lui si è autolimitato. Su questo venerdì presento una proposta di legge regionale sulle guarentigie che toccano agli eletti della regione. È una idea che secondo me produrrà un intenso dibattito, ma sono convinto che avrà il consenso di tutti. Sono convinto, do per scontato che avrà il consenso di tutti. Bene, Mattoscio ha presentato un piano industriale in ragione del quale fissa a 1 milione di passeggeri il punto di arrivo, che è il punto di rimpicciolimento e di scomparsa del contributo pubblico. Quale contributo pubblico? Quello di cui dispone la norma europeista, la quale è in lavorazione
per riconoscere il bisogno di aiuto degli aeroporti minori. Noi dobbiamo sapere che oltre a Mr. Ryan in questo momento non c'è nessuno, e per fortuna che non c'è Mr. Toto. Non immagino che poteva succedere qui. Povera quella formidabile struttura di servizio dello Stato che è la squadra mobile di Pescara. Sarebbe stata tempestata di segnalazioni. Davvero sono contento che non ci sia questo sovraccarico di lavoro davvero dannoso che a volte produce il ceto politico. Allora io mi aspetto, io lo rispetto, tant'è che non ho mai usato una parola, invece ritengo che non rispettino quegli organi dello Stato quelli che abbondano di denunce. Ogni mese una denuncia, è meglio lavorare in democrazia. Io ho sempre vinto le elezioni non avendo mai fatto una denuncia, mai in vita mia ho fatto una denuncia, mai. Le ho patite, a Iosa, anche da parte sua, come lei ricorda. Si ricorda? Sul fangodotto. Però sbagliò di un ventennio. Io ero arrivato 20 anni dopo, il fangodotto era 20 anni prima. Bene, detto questo, che cos'è che propongo all'interno di questa importante seduta consigliare? Noi dobbiamo finanziare l'aeroporto. Per finanziare la connettività aerea, non i rimborsi spese, la connettività aerea. Abbiamo una soglia oggi non valicabile di 2 milioni e mezzo di euro. Però Mr. Ryan, che è l'unico operatore economico che ci può dare una mano, chiede una cifra maggiore, secondo ciò che il mercato gli consente. Noi dobbiamo riempire quel vuoto fino alla cifra sostenibile che noi possiamo, come dire, avocare, adottare e riconoscere. Il differenziale chi ce lo mette? Noi stiamo lavorando affinché intervengano i privati. La risposta è stata favorevole. Una risposta non costruita sui raggiri, ma costruita sulla responsabilizzazione. Gli operatori turistici di Rimini sono decenni che sostengono la connettività aerea, ciostante la sufficienza finanziaria di quell'aeroporto ogni tanto viene messa in crisi. Io ho molta fiducia che riusciamo anche a modificare la norma europeista. Fino adesso quali sono le condizioni di salute delle norme che abbiamo prodotto noi in sede regionale? Le norme regionali prodotte da noi, anche col supporto dell'opposizione, di una parte dell'opposizione, sono norme che hanno avuto la validazione del Consiglio dei Ministri. Non abbiamo conosciuto l'impugnativa e sono convinto che questo dispiace alcuni, produce dispiacere ad alcuni e produce piacere ad altri. Voi l'avete votata e quindi siete contenti. Altri, secondo me, si aspettavano che venisse impugnata. La norma votata 2 volte. Hanno anche lavorato, parlo dell'opposizione non durevole, hanno anche lavorato affinché la norma non venisse riconosciuta. Che cos'è che ci vuole in più rispetto a quello che già c'è? Per esempio, dalla valorizzazione commerciale degli spazi commerciali della infrastruttura aeroportuale può arrivare 1 milione di euro l'anno. Se noi la de-albanesizziamo, e parlo dell'Albania perché il Premier è un mio amico, il sindaco di Tirana è un mio amico, oggi lì non ci sono condizioni di attrattiva. L'investimento che abbiamo contrattualizzato va in questa direzione. Così come i 20 milioni di euro per portare il ferro all'aeroporto vanno nella direzione di liberare la potenza commerciale. Agli oppositori che dicono che dobbiamo scritturare e rubricare bene le denunce in campo, io inviterei a fare un altro mestiere. Ma non è che un ente che ha un incarico di pubblico servizio si fa orientare la sua vita dalle denunce in campo. Io ritengo che con Mr. Ryan ci voleva, ci vuole e ci vorrà un contratto e si deve fare l'impossibile per fare il contratto. E guardate che in corrispondenza dei contratti di Mr. Ryan coincide esattamente l'interesse pubblico, che è la ragione per cui si è tenuto questo consiglio. Questo consiglio si tiene perché noi rivendichiamo l'interesse pubblico della contrattualistica con Mr. Ryan. Dopodiché l'approccio differenziato qual è? Tra chi dice di osare di più
e chi dice che si può osare rispettando alcuni pezzi della procedura. Secondo me possiamo trovare una soluzione dentro al problema, facendo in modo che noi mettiamo in campo ciò che le norme ci consentono, dal privato comunitariamente associato arrivi un certo differenziale e poi l'aeroporto commercialmente liberato possa attrarre anche ulteriori quote di risorse. Come la dobbiamo vedere questa cosa? Con fiducia e giudizio positivo o con fastidio, con invidia? Secondo me con atteggiamento positivo. La denuncia fatta da parte di mandati dal popolo è una sgrammaticatura. Non si fa la denuncia all'autorità giudiziaria per creare disordine. Sapete che può raggiungere questo? Che il professor Mattoscio si dimetta. È un risultato questo? Per alcuni forse sì. Secondo me, per la grande parte della comunità, non è un risultato. Che gli si vuole dire al professor Mattoscio? Mancanza di titoli? No. Inadeguatezza gestionale? No. È uno che sta lucrando sulla gestione? No. Perché c'è modo anche di lucrare sulle gestioni, se uno ci mette l'astuzia, l'aspettativa del suo essere imprenditore a volte. Ma non c'è questo assolutamente. Allora perché creare intorbidimento delle acque? Perché? Io mi aspetto che su alcuni temi, e concludo, l'ho detto anche al Consiglio Comunale di Pescara, quando si convoca un Consiglio regionale senza tema deliberativo, ma soltanto con forza evocativa di indirizzo, la ragione qual è? È di riprecisare da parte di tutti il valore della questione di cui ci sta occupando, la gravità, l'interesse regionale diffuso, il profilo unitario. Allora, se questo è il significato, e non può che essere questo, io invito i colleghi pervenuti a questo ruolo, secondo me anche con loro meraviglia, di avere un atteggiamento su queste questioni che non sia di parzialità contundente, perché vi ritornerà contro. Io non voglio adesso esaltare le vicende di Parma e di tutte le altre città dove pensavate che governare non fosse complesso. Quando vi siete messi a giudicare, vi siete accorti poi che giudicare governando e governando decidendo è molto più difficile che produrre una posizione così di loquacità durante una seduta di Consiglio regionale. Qui l'obiettivo che noi abbiamo, che io ho assumendomi anche responsabilità, è di salvare la connettività dell'aeroporto. E io mi aspetto da parte vostra, delle persone più libere da parte vostra, che ci sia una condotta di convergenza e non l'aspettativa della esplosione delle contraddizioni. Nell'Ottocento un signore di nome Karl Marx scrisse un testo rivoluzionario, era un appello alla rivoluzione, e tutta la materia, tutto il mercurio ruotava attorno: le contraddizioni matureranno ed esploderanno, e al termine della maturità delle contraddizioni arriverà un nuovo assetto delle proprietà, degli ordini sociali. Io non credo che voi siate fermi a questo. Due secoli sono passati. Oggi ognuno deve fare la sua parte. Intestatevi un risultato di politica attiva, che non sia il distanziamento di voi stessi dai problemi. Guardate, io alla fine di questa vicenda mi intesto il salvataggio dell'aeroporto. Sospiri farà lo stesso modo, Febbo farà lo stesso modo. Che farete voi? Perché l'aeroporto si salverà, che farete voi? Vi intesterete che avete rimpicciolito di un millimetro l'autonomia gestionale? Che vi intesterete? Allora, su questo argomento vi chiedo, per pervenire ad una maturità di condotta, potete fare i conti con la complessità della realtà? Dopo di questa seduta, io non sono abilitato a chiedere sedute assembleari della democrazia di Atene, ma dopo questa seduta io dovrò riunire gli organi collegiali tipici per portarvi i numeri dell'Interporto. Per esempio, io ho scoperto che nella convenzione regolamentante la vita dell'Interporto c'è un articolo che consente ai gestori, che sono privatissimi, di invocare la finanza pubblica regionale per ripianare i debiti. Lì la soluzione non è di nuovo il cimento e il disturbo dell'autorità giudiziaria, ma di mettere le mani e di affrontare la questione. Allora, io sono stato eletto per risolvere le questioni. Lo spettacolo giudiziarizzante interessa l'avvocato Di Nicola, nella sua parte mattutina forse,
avvocaturale. Io voglio cimentarmi nel trovare le soluzioni. Il prossimo nodo a 18 mesi è l'Interporto. Dopodiché Sospiri mi può dire: lo dovevi affrontare a 17 mesi, a 16 mesi, ma sapendo che tutto mi si può dire, ma non che spreco il tempo, probabilmente facendolo a 18 mesi non ho fatto omicidi. Io adesso ho preso le misure della gravità di questa vicenda e chiedo appello alla democrazia di quest'Aula. Scuotete le meningi, troviamo la maniera per fare in modo che non sia il bilancio regionale la chiave di volta, sapendo che o è il bilancio regionale, o è una transazione, o è un arbitrato, o è l'intervento di un privato che ha la forza di comprare quella infrastruttura. La quinta via non c'è. In un comune che si chiama Africo trovarono la quinta via. Sapete che cosa fecero? Comprarono i biglietti ad una forma di gioco televisivo per vedere se con il biglietto riuscivano a trovare risorse. Io non percorrerò questa via perché non mi sono mai affidato alla fortuna. Costantini si affidava alla fortuna, io non l'ho mai fatto. Io mi affido allo studio delle questioni e all'applicazione meticolosa degli elementi fattuali. Mi auguro che il Consiglio voti all'unanimità, trovando forza, coraggio, oleazione anche, come si può dire, degli spazi che danno luogo alla espressione linguistica. Se c'è la possibilità da parte di tutta la complessiva opposizione di trovare il coraggio di donarci un voto di responsabilità.